Benvenute e benvenuti a questo momento di confronto e di scambio che insieme alle colleghe coorganizzatrici Cecilia Nubola ed Elena Tonezer abbiamo voluto dedicare a un tema che non ha mai smesso in questi mesi di occupare le pagine di cronaca, segnalando nel quadro di emergenza generale una costante, cioè non soltanto il ricorrere di episodi di violenza a danno delle donne entro le mura domestiche e nello spazio virtuale della rete, violenze agite, soprattutto nel primo caso, da soggetti che nella stragrande maggioranza sono uomini in una relazione di prossimità, con le vittime, ma anche una certa rappresentazione e narrazione dei fatti. Faccio un esempio molto immediato. Il sito dell'Istat riporta un comunicato stampa facilmente reperibile dal titolo "Violenza di genere al tempo del Covid-19, le chiamate al numero verde 1522", che riporta nell'incipit, e cito: "Durante il lockdown sono state 5.031 le telefonate valide al 1522, il 73% in più sullo stesso periodo del 2019. Le vittime che hanno chiesto aiuto sono 2.013, più 59%. Tale incremento non è attribuibile necessariamente a maggiore violenza, ma alle campagne di sensibilizzazione che hanno fatto sentire le donne meno sole." Fine della citazione. E sono righe densissime alle quali bisognerebbe dedicare un intero seminario, ma quello che colpisce a una prima lettura, almeno quello che mi ha colpita personalmente, è, oltre alla lettura che minimizza il nesso ipotetico tra incremento di violenze e di convivenze forzate in conseguenza delle misure restrittive, anche in tutto il testo l'assenza di qualunque riferimento ai soggetti attori della violenza. Gli attori della violenza, come accade assai di frequente nel discorso comune, non compaiono come se si trattasse di far sentire le donne meno sole di fronte a un nemico invisibile, disincarnato, senza un volto né una intenzionalità propria, senza una storia dal quale le vittime sarebbero tenute a salvarsi. E proprio su questo soggetto sfuggente, l'ultimo numero, il 18, fascicolo 2 del 2019, Genesis, la rivista della Società Italiana delle Storiche, riflette, dedicando una serie di saggi, 6 più l'introduzione, curati da Laura Schettini e Domenico Rizzo, al tema maschilità e violenza di genere. Il volume al quale ho avuto il piacere di contribuire insieme a Susanna Mantioni, Christel Radica, Andrea Sortino, Cecilia Nubola e Mauro Giori ripercorre una storia secolare che si affronta risalendo al pensiero del primo cristianesimo sul matrimonio, arrivando all'Italia del secondo Novecento, attraversando norme religiose e secolari, pratiche, saperi come quello medico, istituzioni, il matrimonio, i luoghi della giustizia e della cura, linguaggi e immaginari, la letteratura, il cinema. L'uscita del numero monografico di Genesis ci offre l'occasione per osservare, insieme a Barbara Poggio, lo stato presente della questione alla luce della sua profondità, storica. Questa iniziativa vuole inserirsi su una linea di continuità con una serie di incontri che dal 2018 l'Istituto Storico Italo-Germanico e la Fondazione Museo Storico del Trentino organizzano sul tema della violenza di genere, solitamente in occasione della Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che vedrà un prossimo appuntamento il 18 novembre di questo anno. Vi anticipo intanto la data, l'incontro avverrà nelle modalità che la situazione sanitaria ci consentirà per allora, e l'auspicio è ovviamente di potersi vedere in presenza, mantenendo la possibilità a chi non sarà nei paraggi di potersi collegare. Abbiamo strutturato l'iniziativa di oggi prevedendo i primi tre interventi delle relatrici e del relatore, seguiti da un primo giro di sollecitazioni delle organizzatrici, poi dalle domande dei partecipanti, delle partecipanti, dalle osservazioni, dai commenti che potrete scrivere nella chat e che avrò cura di leggere. Prima di dare la parola alle relatrici e al relatore, tengo a ringraziare la collega Camilla Tenaglia per il supporto tecnico prezioso e per la regia che ci consente di svolgere l'incontro in questa modalità, e la segreteria dell'Istituto Storico Italo-Germanico.
Vi ricordo nuovamente di tenere sempre spente le videocamere, di silenziare i microfoni per non appesantire la connessione e avverto che questa prima parte della iniziativa verrà registrata e la registrazione terminerà con l'inizio delle vostre domande. Do quindi la parola a Barbara Poggio, che ringrazio per aver accolto il nostro invito e che introduco molto brevemente per non togliere ulteriore spazio agli interventi. Professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento, prorettrice alle politiche di equità e diversità dello stesso Ateneo e qui, fra l'altro, coordinatrice del Centro di Studi Interdisciplinari di Genere. I suoi attuali interessi di studio riguardano principalmente il rapporto tra genere e carriere scientifiche e le politiche di genere all'interno dei contesti lavorativi. E lascio quindi la parola a te, Barbara. Grazie ancora. Benissimo, grazie Fernanda, buongiorno a tutte e a tutti. E noi in questo intervento introduttivo e breve, insomma, in cui si cerca anche di dare insomma, un frame, una cornice alla riflessione di oggi, abbiamo giocato sulla parola anche nel titolo pandemia, perché vorrei proprio in realtà concentrarmi su quello che è successo in questi mesi, che ci offre poi una chiave anche di riflessione per ragionare più in generale sul fenomeno e per farlo poi con la profondità che i due relatori che mi seguiranno sono certa sapranno fare. E, ecco, io vorrei partire proprio da quello che è successo in questi mesi, perché per chi lavora nell'ambito delle scienze sociali, i momenti di crisi, i momenti di rottura sono da sempre degli oggetti di studio particolarmente interessanti, privilegiati, perché rappresentano una specie di cartina al tornasole che ci consente poi di comprendere, di spiegare quelle strutture e quei processi sociali che caratterizzano, che attraversano la cosiddetta normalità, insomma, interrompono questi eventi, il flusso di una quotidianità, di pratiche, di situazioni quotidiane che proprio per questo magari facciamo più fatica a vedere, ci consentono di far emergere quelle che sono le disfunzioni, le ambivalenze e gli squilibri esistenti nella realtà, no? Quindi si studiano, per esempio, i divorzi e le separazioni per comprendere meglio quelle che sono le dinamiche familiari. Studiamo gli incidenti e le catastrofi, come il Covid in questo caso, per comprendere meglio quali sono le dinamiche organizzative. E al tempo stesso, queste situazioni ci pongono noi, ma la società in generale, insomma, di fronte a scenari alternativi. Quindi, se da un lato rischiano di generare un inasprimento delle asimmetrie già esistenti, dall'altro però possono anche trasformarsi in opportunità per innescare dei processi di cambiamento e di rigenerazione. E tutto questo vale appunto anche per l'emergenza che abbiamo vissuto e la cui coda stiamo ancora vivendo e per le sue implicazioni rispetto all'inasprimento di molte disuguaglianze sociali, tra cui in particolare quelle di genere. E i dati che abbiamo ad oggi, che sono stati raccolti in questi mesi, che io stessa sto cercando di monitorare proprio per l'interesse del fenomeno, in effetti ci mostrano come l'emergenza sanitaria e anche quella socio-economica che oggi segue hanno avuto e avranno un impatto profondissimo sul piano del genere, ma un impatto che non è appunto qualcosa di nuovo, ma che è semplicemente il portato di squilibri già esistenti. Cito alcuni aspetti e poi mi porto sul tema centrale, ma credo che anche definire questo corollario, questa cornice, insomma, di situazioni ci offre già un elemento in cui situare la nostra riflessione. Si è detto che i maggiori rischi professionali corsi dalle donne durante il lockdown erano la conseguenza della loro maggiore presenza negli ambiti più esposti, no? Come la sanità, l'assistenza, e questo è un elemento che ci consente di vedere un fenomeno sottostante, già presente, la segregazione occupazionale di genere. Si è detto anche che i maggiori rischi di uscita delle donne del mercato del lavoro, oggi che l'emergenza sanitaria è superata, riguarderanno ancora una volta soprattutto le donne, perché ad essere colpiti sono i settori solitamente noti come anticiclici, quelli dei
di servizi alla persona in cui le donne sono presenti, quindi anche qui segregazione occupazionale. A questo si aggiunge il problema del sovraccarico di cura per coloro che lavoravano da casa in questa forma che è stata definita smart working, ma di smart non aveva molto. Vista la chiusura delle scuole, su cui tra l'altro insomma, anche oggi si discute sui giornali, e al tempo stesso la necessità di tutelare quelli che sono i principali servizi per le famiglie che sono i nonni nel contesto italiano. E quindi le donne hanno continuato ad avere sulle spalle l'impegno di cura. Qui un altro elemento di squilibrio, non nuovo ma presente, che si è accentuato. E ricordo brevemente anche l'esclusione delle donne da molti dei comitati chiamati a pianificare il futuro, con qualche pezza poi messa dopo, così come dai tanti eventi su cui si riflette sugli scenari post-Covid. Anche qui un elemento, come dire, l'indice, la conseguenza di uno squilibrio presente nella società, dove i soggetti hanno diversa voce a seconda dell'appartenenza di genere. E vorrei anche richiamare un ulteriore aspetto che in qualche modo ci avvicina ancora di più al tema di oggi, riguardo alla riduzione di accesso ad alcuni diritti, in particolare al servizio di interruzione volontaria di gravidanza delle donne, un diritto appunto delle donne conquistato con molta fatica e che da sempre ha trovato resistenze, in particolare nel nostro paese, pensiamo all'elevato numero di obiettori, e che in questa fase non solo è stato limitato per ragioni più o meno strutturali, le difficoltà di accesso anche agli ospedali, diciamo, ma in diversi contesti, per certi versi, almeno a voce, insomma, anche in Italia, è stato messo in discussione. Ecco, vengo così proprio alla questione al centro dell'incontro di oggi, che però mi sembra si intrecci molto a diverse tra quelle a cui ho brevemente fatto cenno, perché sono in qualche modo tutte il riflesso di un background culturale che vede una profonda, permanere di una profonda asimmetria di genere nella nostra e anche in altre società. E vengo appunto al tema della violenza domestica, e ancora una volta vorrei fare un riferimento proprio al lockdown, perché anche in questo caso non ci troviamo di fronte all'emergere di un fenomeno nuovo. Non è il Covid che ha generato la violenza, come impropriamente poi si è raccontato anche a volte sulla stampa si è detto, ma è quello che abbiamo visto, è il suo inasprimento in conseguenza di alcune criticità legate all'emergenza, un inasprimento che non ha trovato un contesto pronto ad affrontarlo. In realtà che la violenza aumenti nelle situazioni di crisi sociale non è una novità. Ne abbiamo varie evidenze, ce lo dicono molti studi. Le ragioni di solito vengono associate all'aumento dello stress psicologico, anche dello stress finanziario, in generale all'aumento dell'incertezza e a una generalizzata perdita di controllo sulla propria vita, un sentimento che in questa fase abbiamo avuto tutti, ma in alcune situazioni diventa più forte, più pericoloso. E questa era una crisi ancora più particolare da questo punto di vista, perché non solo appunto c'era un senso di incertezza, ma c'era la reclusione entro le mura domestiche. Quindi questo mantra che è circolato, che molti di noi hanno sottoscritto, anche del io resto a casa, hashtag io resto a casa, in realtà non era molto rassicurante, soprattutto per chi viveva in situazioni o vive in situazioni di violenza domestica. La reclusione espone le vittime infatti alla costante presenza dei loro carnefici e aumenta anche le occasioni di prossimità familiare. Anche in situazioni di normalità, quindi fuori dalle crisi, ci sono anche qui molti studi che rilevano un aumento della probabilità di episodi di violenza nei fine settimana, oppure la sera, alle prime ore del mattino, nelle vacanze, insomma in tutti quei momenti di contiguità. Ci sono adesso appunto varie evidenze su cosa è successo durante questa emergenza. Richiamo in particolare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha sottolineato come appunto l'emergenza abbia generato
un rilevante incremento dei casi di violenza domestica e poi declinato anche, offerto dati relativi ai diversi paesi. Insomma, le prime evidenze ci sono arrivate proprio dal primo paese colpito, dalla Cina, che già a marzo riportava un raddoppio delle violenze domestiche dall'inizio della quarantena. In altri paesi si è parlato di un aumento di almeno il 30%, poi diciamo che a bocce ferme avremo i dati più definitivi, ma che sia il fenomeno sia aumentato l'abbiamo visto ampiamente. E a questo si aggiunge anche, oltre al tema appunto della crisi, il problema appunto dell'isolamento e del fatto che l'isolamento riduce la possibilità di chiedere aiuto e di accedere a forme di supporto sociale e psicologico a causa del fatto che si vive insieme ai maltrattanti, insomma, ai mariti, ai compagni, ai conviventi violenti. E anche in questo caso, già prima le ricerche ci dicevano che in periodi di vacanza, nei giorni festivi, le chiamate solitamente si riducevano proprio per questa ragione. E ci sono, per esempio, dati statunitensi dal National Domestic Violence Hotline che hanno osservato come durante il lockdown molte donne denunciavano che il partner maltrattante utilizzava proprio l'epidemia come scusa per isolarle ulteriormente. E a queste preoccupazioni si sono aggiunte anche quelle relative all'esposizione dei bambini alla violenza assistita. Proprio a seguito della condivisione prolungata degli spazi dei maltrattanti anche con i figli. Se poi noi concentriamo l'attenzione in particolare su quello che è successo in Italia, sul contesto italiano, vediamo come nelle prime settimane di lockdown le chiamate ai numeri di soccorso sono diminuite sensibilmente, inizialmente di oltre la metà. E gli operatori raccontavano di telefonate fatte in situazioni molto problematiche, parlando sottovoce, nelle docce, insomma, in situazioni precarie anche più del solito. Insomma, da subito era emerso un quadro problematico che però, sottolineo ancora una volta, non va attribuito alla sola emergenza, ma rappresenta un elemento di inasprimento di un problema in realtà già presente. Questo aveva appunto subito allarmato molto tutti gli addetti al lavoro che si erano attivati così da cercare di affrontare il problema anche cercando di sensibilizzare la politica. Qualcosa è stato fatto, anche se non abbastanza, e vengo a un ulteriore punto che vorrei sottolineare. Come diceva all'inizio, e come in realtà spesso ci si è detti durante l'emergenza sanitaria, credo a volte anche con un eccessivo ottimismo, le crisi possono rappresentare anche delle occasioni di cambiamento, e forse anche su questo appunto possiamo dire qualcosa. In primo luogo direi che la forte attenzione che è stata richiamata dal mondo dei servizi e delle associazioni impegnate sul terreno della prevenzione della violenza rispetto alla dimensione e alla gravità che questo fenomeno stava avendo, ancora più forte, insomma, di quanto già in situazioni di normalità è presente, ha fatto sì che si siano ottenuti alcuni risultati che potranno poi continuare ad essere utilizzati anche in futuro. E mi riferisco ad esempio ad alcuni dispositivi normativi come quello che è stato adottato a Trento e che è relativo al trasferimento dei maltrattanti, che poi è stato in qualche modo anche richiamato a livello nazionale, ma anche al maggiore ricorso a strumenti tecnologici nella segnalazione degli episodi di violenza. E, a livello nazionale, sapete, insomma, la Commissione Femminicidio del Senato, che è molto attiva su questi temi, è riuscita a far includere, insomma, nella legge Cura Italia anche uno stanziamento significativo, anche se probabilmente non sufficiente, per sostenere le case di rifugio, anche per avere garanzia che non si sospendesse l'iter di allontanamento immediato dalla casa familiare per l'autore di violenza, si è lavorato per garantire degli incontri protetti in remoto, nell'impossibilità di avere presente un assistente sociale,
E diciamo, da un lato i vari soggetti che già lavorano su questo, come Centro Antiviolenza, hanno sviluppato, diciamo, migliorato la loro capacità di entrare in contatto con le donne, con le vittime, attraverso software, email, insomma, attraverso strumenti digitali. E molto ha lavorato anche l'app del 1522, l'app YouPol della polizia, tant'è che, appunto, come citava appunto in apertura Fernanda Alfieri, l'Istat segnala questo dato di un aumento del 73% delle chiamate legato appunto a questa campagna. Questo aggiungo, per esempio, anche la campagna che è mutuata dalla Spagna della richiesta della mascherina 1522 nelle farmacie, e sono nate anche tutta una serie di altri strumenti. La guida c'è in Italia sulla solidarietà di vicinato, e ci sono, insomma, tutta una serie di app, di strumenti che hanno cominciato a essere sviluppati in Italia, ma anche in altri paesi. Ecco, una delle lezioni, diciamo, acquisite appunto dall'emergenza potrebbe proprio essere questa, che è importante, è possibile sviluppare anche tutta una serie di strumenti che consentano di lavorare sulla prevenzione, sul contrasto alla violenza, aumentando i canali di comunicazione. Chiudo riprendendo anche quello stimolo che Fernanda Alfieri ha lanciato nella sua apertura, rispetto al fatto che in ogni caso non va mai dimenticato che le risposte non possono essere soltanto, appunto, di tipo tecnologico, non possono essere solo dispositivi, non possono essere solo leggi, ma il principale lavoro che viene richiesto per poter incidere sul fenomeno della violenza, e qui torno anche, insomma, alla partenza della mia riflessione, stanno in un cambiamento di tipo culturale. Il problema ormai è noto, insomma, e mi spiace anche che proprio a Trento in questi giorni ci sia stato un dibattito su questo, in cui si è detto che il problema è la violenza, ma non è la cultura. In realtà il problema della violenza è la cultura, ed è dalla cultura che bisogna partire. Quindi benissimo tutti gli strumenti, benissimo appunto le norme, ma se non si lavora, e non si lavora in modo significativo sul cambiamento culturale, sarà veramente difficile riuscire a scardinare questo tipo di problema. Lavorare in una prospettiva culturale vuol dire lavorare con i ragazzi, lavorare con le scuole. Trento ha una tradizione su questo che purtroppo è stata interrotta. Lavorare sui media, lavorare sulla comunicazione, lavorare su come questi fenomeni vengono raccontati attraverso, per esempio, attraverso la stampa o i social. Quindi diciamo che ecco, senza questo impegno forte sul piano culturale, o quando addirittura si recede rispetto a iniziative che sono già state attivate, la speranza, diciamo, di poter apportare un effettivo cambiamento si riduce. Bene, per ora mi fermerei qui. Grazie Barbara Poggio per averci offerto questo quadro tra Italia e mondo dello stato attuale della questione. Ricordo nuovamente a tutte e a tutti di spegnere le telecamere e di silenziare i vostri microfoni. Do la parola a Laura Schettini, che è dottoressa di ricerca in storia delle donne e dell'identità di genere, è redattrice di diverse opere dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. Fra le sue pubblicazioni ricordo La curatela, insieme a Simona Feci, del volume La violenza contro le donne nella storia, contesti, linguaggi, politiche del diritto, secoli XV-XXI, e la monografia Turpi traffici, prostituzione e migrazioni globali 1890-1940, uscito pochi mesi fa. Grazie, a te la parola, Laura. Grazie Fernanda, buongiorno a tutte e a tutti. E prima un doveroso ringraziamento al Museo Storico del Trentino e alla Fondazione Bruno Kessler per questa occasione, perché mi sembra molto tempestiva e molto importante una
un'occasione di discussione, di riflessione collettiva, come è questa iniziativa, intorno alla violenza quando ancora l'emergenza Covid è in corso, con tutte quelle implicazioni che Barbara ha appena evocato e illustrato. Io, appunto, come ha detto Fernanda e come lascia intuire bene il volume, il fascicolo da cui in qualche modo prende anche un po' le mosse questa iniziativa, o quantomeno lo spunto questa iniziativa, che è il fascicolo di Genesis, che è la rivista della Società Italiana delle Storiche, uscito nel dicembre del 2019, che è proprio Maschilità e violenza di genere, è diciamo un fascicolo di ricerca e di sintesi storiografica intorno a questo tema, per cui io e Domenico Rizzo interveniamo in questa occasione provando a far dialogare quelle che sono le nostre competenze, ma anche la nostra cassetta degli attrezzi, con riflessioni di altre discipline e anche sollecitate dall'attualità. Quindi la nostra è una prospettiva storica e il tentativo forte che ci ha animato anche nella composizione e nel lavoro intorno a questo fascicolo è molto banalmente cercare di comprendere come la storia, la ricerca sul passato può aiutarci anche a immaginare delle, non solo una comprensione dei fenomeni attuali, ma perché no, anche una messa a punto di politiche di contrasto efficaci. E da questo punto di vista prenderei spunto da tre parole chiave che mi sembra siano uscite immediatamente fuori tanto dall'intervento di Fernanda che di Barbara, vale a dire maschilità. Fernanda nella sua introduzione ha evocato il fatto che certamente la violenza di genere, la violenza contro le donne, è un tema che oggi ha acquisito una rilevanza mediatica, scientifica, che prima era certamente non pari a questa, e diciamo era un tema, diciamolo chiaramente, molto trascurato dagli studi della storiografia, ma anche dal dibattito pubblico. Negli ultimi anni è lievitato notevolmente, e però ci sono delle zone che rimangono in ombra e che in verità diverse riflessioni, diverse elaborazioni degli ultimi anni hanno mostrato come siano invece cruciali. E la principale è sicuramente quella della maschilità, vale a dire dalla scena della violenza tende a scomparire il maschile, tende a scomparire il soggetto attore della violenza, e abbiamo una messa importante di studi che sono cresciuti negli ultimi anni, che hanno indagato la dimensione strutturale, normativa, le pratiche sociali della violenza, scusate, però la maschilità, il modo in cui questa violenza ha a che vedere con la costruzione e l'espressione della maschilità è un tema che è rimasto grandemente in ombra, ed è rimasto grandemente in ombra non soltanto nella lettura delle società contemporanee e degli scenari attuali, ma è rimasto in ombra anche nella ricostruzione e nella narrazione del passato. E a noi, Domenico Rizzo e me, è sembrato centrale invece mettere al centro questa dimensione della maschilità, immaginandola proprio come il punto di intersezione tra altre due dimensioni, che sono quelle che mi sembra siano state immediatamente evocate, vale a dire la dimensione della diseguaglianza, dei nessi che la storia della violenza e la realtà della violenza ha con la dimensione della diseguaglianza e con la dimensione della cultura. Cioè, se noi non indaghiamo la maschilità, il modo di costruirsi e di esprimersi della maschilità, non riusciamo a capire come la diseguaglianza
strutturale, la diseguaglianza normativa, la diseguaglianza sociale, la diseguaglianza culturale, economica, diventi atto e diventi legittimazione della violenza. In questo senso noi con questo libro abbiamo voluto mettere sotto osservazione proprio la dimensione della legittimazione della violenza, ma della legittimazione maschile, cioè ci interessava provare ad aprire una pista di riflessione, una stagione di riflessione sulle forme di legittimazione che gli uomini fanno proprie della violenza e che in qualche modo sentono che legittimano atti, comportamenti e pratiche sociali violente. Perché ci sembra che la dimensione della diseguaglianza e del legame stretto tra violenza e diseguaglianza oggi possiamo dire che è stato, credo, adeguatamente messo a tema dalla ricerca e dalla ricerca sociologica, storica, ma anche criminologica, per cui certamente abbiamo indagato come e abbiamo molto chiaro come non possiamo comprendere la violenza di genere, la violenza contro le donne, se non guardando al modo in cui, per esempio, la famiglia è costruita ed è costruita storicamente, è costruita nei secoli, ma è tuttora costruita, per cui seguendo un principio gerarchico e perché no, di diseguaglianza tra i generi e al suo interno. In questo senso credo che la ricerca intorno a istituti importanti come appunto tanto le norme civili quanto le norme penali, però ricerche che hanno messo in luce abbastanza chiaramente come l'istituto del capofamiglia siano stati fondamentali nella storia della violenza proprio per costruire questa gerarchia, ma anche la potestà paterna e non genitoriale che nelle nostre società è arrivata solo in anni recenti. Ecco, io credo che questa dimensione della costruzione gerarchica della famiglia nella storia come luogo primario da cui guardare è un tema che è stato sufficientemente esplorato negli ultimi anni in questa stagione di studi che ha abbracciato la violenza delle donne, la violenza contro le donne e la violenza di genere. Analogamente credo che molto è stato detto anche sulla spinta del movimento femminista degli anni 70 intorno alla dimensione sessuale della violenza, che è in qualche modo legata ugualmente alla violenza familiare e alla costruzione della famiglia, però anche questa dimensione del corpo delle donne come bene maschile, della sessualità femminile come diciamo qualcosa dove si annida e risiede l'onore familiare e quindi in qualche modo un legame questo tra onore familiare e sessualità femminile che innerva la storia della violenza fino ad avere, come dire, manifestazioni nella nostra norma penale che sono sopravvissute fino agli anni 90, fino alla fine degli anni 90 del secolo scorso. Faccio riferimento al fatto che per esempio noi abbiamo avuto una legge sulla violenza sessuale che ha sanzionato la violenza sessuale come offesa contro la morale e non contro la persona, e proprio perché attingeva a questo patrimonio secolare di concettualizzazioni che volevano la sessualità non come un bene e una libertà individuale, ma come un bene familiare. Ecco, a me sembra che queste dimensioni della sessualità, della natura familiare, della violenza, ma del nesso stringente con la diseguaglianza, siano dimensioni sufficientemente esplorate, sono fiorite negli ultimi anni pubblicazioni, anche, lo ripeto, non necessariamente di natura storiografica, ma c'è un numero recente di studi della questione criminale curato da Emilio Virgilio, Enrica Rigo e Lucia Re, dedicato proprio alla violenza maschile contro la donna. C'è un bel volume pubblicato dal Mulino sulla violenza alle donne seguendo una prospettiva medievale. Questo per citare solo gli ultimi titoli. Ecco, mi sembra che ci sia
come dire, una proliferazione del dibattito. E rimane ancora molto da indagare, ed è questa la ragione di un fascicolo interamente dedicato alla maschilità, e su cui immagino che Domenico dopo di me potrà dire molto di più, su come questa dimensione della legittimazione normativa della violenza, questa legittimazione anche istituzionale della violenza, del farsi della violenza nelle istituzioni, e come questa dimensione di legittimazione diventi poi comportamento e atto pratico e incarnato dai soggetti, dagli uomini. Ecco, intorno a questa domanda ho provato a, come dire, a lavorare mettendo, come dire, in moto diverse competenze, diverse anche metodologie della ricerca storica, per cui in questo fascicolo per esempio abbiamo voluto dare ugualmente spazio a una serie di ricerche e di riflessioni che guardassero allo scarto tra norma e pratica sociale, per cui vedere cosa poi nei singoli contesti succede sulla scena della violenza, e anche però non solo storia sociale, anche storia delle emozioni. E qui mi sembra importante dire che intendiamo la storia delle emozioni come una di suggestioni e di spunti utilissimi per indagare la violenza di genere, perché ci permette il modo in cui una serie di costruzioni culturali, penso alla costruzione dell'onore, ma anche alla costruzione alla retorica della passione, dell'amore, diventino ingredienti della violenza. E la storia di quanto l'onore abbia pesato, come il senso dell'onore abbia pesato nella storia della violenza, è forse più facilmente, come dire, in qualche modo individuabile. Pensiamo alla sopravvivenza anche in molte culture contemporanee del delitto d'onore, no? Nella nostra società italiana, il delitto d'onore è sopravvissuto fino al 1981, quindi non abbiamo bisogno di andare a vedere per forza culture altre, però questa dimensione dell'onore è una dimensione forte che chiama in causa i sentimenti, le emozioni degli uomini che agiscono la violenza. Negli ultimi anni abbiamo sentito in qualche modo quasi sostituire la retorica dell'onore con quella della passione, cioè molto nei mezzi di informazione negli ultimi anni è stato evocato di quanto la violenza maschile contro le donne sia qualcosa che manifestazione di un eccesso di passione, di un eccesso di amore, di un amore distorto, ma comunque attingendo a un serbatoio di emozione e sentimenti. Ecco, alcuni dei saggi presentati in questo volume provano a disarticolare proprio questa equazione quasi, come dire, deresponsabilizzante tra sentimento e violenza, cercando di comprendere e anche svelare in qualche modo, decostruire come i sentimenti e le parole che nel corso dei secoli sono state arruolate intorno alla violenza di genere siano essi stesso il riflesso di culture e contesti sociali specifici, per cui la maschilità diventa in questo senso un punto di osservazione privilegiato per cogliere proprio il modo in cui diseguaglianza, cultura, sentimenti giocano e si condizionano reciprocamente tra loro fino a diventare atto violento. E io credo sia in questo senso una riflessione, un fascicolo che ancora come dire, getta dei semi, ma non è certo il punto di arrivo di una riflessione storiografica avanzata, perché ancora mancano molti studi devono essere fatti, tanto per l'età contemporanea quanto per l'età moderna o medievale,
intorno a questi temi, però diciamo ci auguriamo che sia un primo passo per fare proprio quell'operazione che evocava Fernanda all'inizio, ma anche Barbara, cioè di mettere al centro, quando affrontiamo il tema della violenza, gli uomini, la maschilità, la dimensione della diseguaglianza, la dimensione della cultura, cioè tenerle tutte e tre insieme senza sbilanciarsi verso l'una piuttosto che verso l'altra, che ci sembra in qualche modo fondamentale per immaginare anche delle azioni e delle politiche di contrasto oggi più efficaci. Credo di aver detto anche troppo, forse anche di più di quanto mi era consentito, e restituirei la parola alle organizzatrici per poi magari riprenderla successivamente con un altro giro di interventi intorno a delle domande. Grazie Laura, oltre che per la puntualità, per aver fatto emergere nei loro intrecci la centralità di queste tre dimensioni, maschilità, disuguaglianza, cultura, in particolare la cultura dei sentimenti. E do ora la parola a Domenico Rizzo, che è professore associato di storia contemporanea presso l'Università di Napoli l'Orientale. I suoi interessi di ricerca ruotano intorno alla storia della famiglia e delle identità di genere, fra storia giuridica, istituzionale e delle pratiche sociali. Tra le sue pubblicazioni segnalo Vita di caserma, autorità, relazioni nell'esercito italiano del secondo dopoguerra, per i tipi di Carocci. Prego, Domenico. Allora, grazie, ringrazio molto anch'io le organizzatrici per questa occasione, e ringrazio anche Laura Schettini perché mi ha tolto d'impaccio in vario modo. Abbiamo lavorato insieme, pensato insieme fin dal principio questo numero, e tutto quello che ha detto Laura Schettini lo condivido del tutto. Vorrei aggiungere pochissime cose di riflessione sulla storia della maschilità, e che è davvero molto difficile, e in un certo senso la storiografia sulla maschilità sconta ancora una certa ingenuità metodologica. Non solo ci sono pochi studi, ma dal punto di vista della tematizzazione dell'identità maschile e dei suoi cambiamenti nel tempo, la nostra cassetta degli attrezzi non è ancora molto, molto adeguata. E questo si riflette anche si traduce anche in difficoltà quando andiamo ad affrontare un tema così difficile come quello della violenza, in particolare della violenza di genere. Ora, il dato culturale è uno dei piani che noi utilizziamo per porci il problema della costruzione dell'identità di genere, cioè esiste un livello simbolico culturale molto profondo, esiste poi un piano normativo in tutte le società, naturalmente anche del passato, esistono istituzioni sociali, la famiglia, il mercato del lavoro, e poi c'è un piano che è quello delle identità soggettive, che si inscrivono, che non possono non iscriversi e non possono non relazionarsi rispetto alla configurazione delle istituzioni, fanno i conti con un quadro normativo e fanno i conti con un sistema simbolico-culturale nel quale sono immersi. Ora, perché dico questo? Perché questi piani cambiano con temporalità molto diverse nel tempo. Cioè, sappiamo bene quanto un mutamento sul terreno normativo non si traduce affatto in un mutamento automatico o rapido sul terreno delle istituzioni. Pensiamo a leggi sulla parità dei lavoratori e delle lavoratrici in relazione alla strutturazione di un mercato del lavoro e delle sue asimmetrie in termini di genere.
c'è sempre un oiato, cioè ci sono processi complessi e per lo più lenti di adeguamento. E questo è ancora più vero sul terreno culturale, sul terreno simbolico. Cioè noi verifichiamo come, non soltanto nel presente, ma in tutte le epoche storiche, coesistono sempre come temporalità diverse, una stratificazione di significati e di dinamiche che rinviano a tempi e a temporalità diverse. Ora, per essere meno astratto, a me, mi hanno colpito molto di recente delle cose che ho letto a proposito dei mutamenti del rapporto che gli uomini italiani hanno nei confronti della sessualità, della vita sessuale, dell'interazione sessuale anche con le loro partner. Nel corso degli ultimi decenni si direbbe che i maschi italiani abbiano in rapporto, in relazione al piacere, in relazione alla corporeità e all'attenzione, all'ascolto delle loro partner. Di contro, quindi diciamo, immaginiamo un mutamento sul terreno della vita sessuale vissuta, diciamo così, delle pratiche sessuali. Di contro, invece, è straordinariamente persistente un certo immaginario che attiene alla sessualità maschile, quello di una sessualità irrefrenabile, di un bisogno irrefrenabile, che sì, naturale, un'idea di naturalità del proprio istinto, che prescinde poi invece dai comportamenti concreti. Ma questo vale per la maschilità anche rispetto ad altri aspetti. L'idea di una maschilità naturalmente aggressiva, che sia pronta al confronto fisico, che sia competitiva rispetto agli altri maschi e incline all'affermazione fisica di sé, sul terreno degli stereotipi culturali sembra ancora condiviso da moltissime persone, anche da quegli stessi maschi, che poi nella vita concreta non adottano per forza questi comportamenti. Ora c'è un piano che ci interessava molto mettere in luce quando abbiamo scritto il call for paper di questo fascicolo, che attiene proprio a quello che Laura chiamava giustamente l'area di legittimazione culturale della violenza, quello che le persone pensano sia connaturato all'essere uomini e che si traduce poi nella percezione di immodificabilità e che quindi preclude anche la possibilità di pensare a un cambiamento, perché gli stereotipi culturali in realtà sono fatti, condizionano la realtà e comportano degli effetti. Ora, se c'è un pensando a come continuare questa riflessione che abbiamo avviato appena con il fascicolo, io sento la mancanza di un aspetto, di cui mi sono reso conto di recente, cioè dopo aver lavorato a questo fascicolo, cioè di far interagire, scusate, di far interagire di più il discorso sulla violenza di genere con il discorso sulla violenza tout court. Cioè la violenza è un codice relazionale molto interessante, tutt'altro che eccezionale, che caratterizza tutte le relazioni, e la violenza è sempre di genere. Nella violenza tra maschi, la violenza agita nel confronto tra maschi, nella violenza anche tra donne e quindi anche nella violenza tra uomini e donne, cioè tenere insieme questi aspetti può essere molto interessante. E qui entrano in campo le emozioni. Giustamente Laura diceva la storia delle emozioni. In che modo noi storici possiamo studiare le emozioni?
Tranne alcuni che si confrontano, ingaggiano corpo a corpo con la riflessione delle neuroscienze, eccetera. Io da storico sociale penso che quello che noi possiamo studiare, che quello che forse ci interessa, per cui siamo più competenti nello studiare le emozioni, è studiare le emozioni come azioni, come atti. Esprimere un'emozione, esprimere rabbia, agire anche la rabbia attraverso un atto violento è un atto sociale e relazionale che si iscrive in una cultura che risponde a una serie di dinamiche i cui codici cambiano nel tempo e che risente di quella legittimazione di cui dicevo. Quindi le emozioni maschili come atti sociali e relazionali della maschilità. Mi sembra che su questo piano ci sia ancora da lavorare e da riflettere. Per tornare a quello che volevamo fare con questo fascicolo, noi ci siamo confrontati con due piani esplicativi, entrambi in qualche misura problematici. Cioè, se noi proviamo a rispondere a quali sono le cause della violenza di genere, possiamo, bene e con molte valide ragioni, considerarlo naturalmente un fenomeno strutturale. Si sente ripetere che autori delle violenze sono uomini normali, tra virgolette, sono uomini insospettabili. Sottolinearlo significa rinviare a un carattere non eccezionale, patologico, bensì fisiologico in qualche misura rispetto a una struttura delle relazioni di genere informato alla simmetria, alla asimmetria naturalmente, e alla svalutazione simbolica, pratica, materiale, economica delle donne. Questo che è inoppugnabile tra noi, credo sia un punto di vista condiviso, deve fare i conti anche con il rischio di non considerarlo un elemento che appartiene alla natura delle relazioni tra uomini e donne, che non sia in qualche misura un elemento che nell'essere strutturale dal punto di vista sociale, economico, culturale sia immodificabile. E qui ci siamo sentiti convocati come storiche e storici nel ragionamento sul mutamento. C'è però un rischio che corrono alcuni studi che mettono in discussione, diciamo così, questa valutazione di carattere strutturale, sottolineando la dimensione patologica o la dimensione specifica di alcune categorie di uomini. Ci sono ricerche che sottolineano come gli uomini violenti non abbiano lo stesso profilo comportamentale dei non violenti. Sono uomini che nella metà dei casi, secondo dati Istat di una decina d'anni fa, mi sembra 2008, gli uomini che commettono violenza domestica di genere nei confronti dei loro partner, nel 50% dei casi hanno avuto problemi con la giustizia per comportamenti violenti anche extrafamiliari. Allora ci sono letture di questo dato che sottolineano la necessità di uscire dal paradigma, diciamo così, di una violenza strutturale e di ricondurlo a fenomeni di devianza sociale o di marginalità o devianza associato all'abuso di alcol, di droghe, eccetera. E questo è
un piano esplicativo molto, molto pericoloso, che arriva fino ad essere negazionista, in qualche misura, della dimensione di genere della, della violenza. Ora, evitare di... mi sembra che una sfida metodologica e analitica sia quella di dar conto dei contesti e del mutamento dell'insieme di quei fattori da cui sono partito, di quei quattro piani su cui ci muoviamo rispetto all'identità maschile e femminile, dar conto del mutamento e di quella complessità, senza continuando ad essere capaci di riconoscerne un elemento strutturale. Ci sono dei dati, non so, in un libro recente di un sociologo bolognese, Arnaldo Spallacci, Maschi in bilico, pubblicato da Mimesis, si sposa interamente, potremmo dire, questa visione quasi negazionista della dimensione di genere, sulla base dei dati di cui vi dicevo poco fa. Si dice, secondo l'Istat, c'è un partner violento in famiglia nel 35% dei casi, è violento anche al di fuori della famiglia. E questo a riprova di quella. I dati si possono leggere anche in un modo opposto, cioè se il 35% è violento al di fuori della famiglia, il 65% non lo è. Se un partner verbalmente abusivo in famiglia lo è nel 25% dei casi, anche fuori dalla famiglia, nel 75% dei casi non lo è. E dunque la questione torna in qualche modo sul dato strutturale, su quella complessità nella costruzione storica delle relazioni intrafamiliari sulla quale abbiamo provato a lavorare. Su questo mi fermerei, lasciando più spazio possibile alle domande e alle discussioni. Poi vedo che ci sono molte diverse autrici e un autore anche del fascicolo con noi oggi, quindi mi sembra più che lasciare spazio sia preferibile a blaterare ulteriormente, e vi ringrazio. Grazie Domenico per l'invito a una messa in dialogo fra le varie culture della violenza, per aver messo al centro, fra l'altro, la questione dell'immaginario, della sua forza plasmatrice dei comportamenti e anche il rischio di sottovalutazione del fenomeno della violenza di genere quando indicato come tendenzialmente marginale o legato alla marginalità sociale. Apriamo ora la sessione delle domande che, come anticipavo, sarà inaugurata dalla collega e coorganizzatrice Cecilia Nubola, che è ricercatrice presso l'Istituto Storico Italo-Germanico, alla quale farà seguito Elena Tonezer, che è ricercatrice presso la Fondazione Museo Storico del Trentino. Le domande sono rivolte alle relatrici e al relatore, ma se gli autori e le autrici dei contributi del volume desiderano, i loro interventi saranno benvenuti. E poi daremo spazio alle domande che le partecipanti e partecipanti potranno scrivere in chat, e se ci sarà tempo intervorerò io a mia volta con un'ultima domanda. Visto che il tempo corre, chiediamo che sia le domande sia le risposte siano nel limite del possibile sintetiche. Grazie Cecilia. Bene, grazie, io ringrazio moltissimo Barbara, Laura e Domenico, perché i loro contributi sono stati molto interessanti e ci sono tante questioni in ballo. Io tornerei un attimo all'attualità per non perdere tempo e mi rivolgerei in particolare a Barbara, ma anche a Laura e Domenico. Barbara accennava al fatto che proprio in Trentino, a marzo, quindi in pieno lockdown, c'è stato il procuratore, che è un certo Sandro Raimondi, che ha praticamente stabilito che saranno non le donne e i bambini a lasciare la casa, ma sarà l'uomo maltrattante. Mi sembra che nella sua semplicità è una scelta piuttosto interessante. Allora, volevo un attimo capire da te, Barbara, se si hanno dati su questa
su questa cosa, se effettivamente ha funzionato, se è un provvedimento che tu sai che è stato poi recepito in altre regioni d'Italia o se è una questione che viene trattata a livello europeo, e poi un po' appunto dare un tuo giudizio, perché comunque è di nuovo la magistratura che interviene e non la politica, ad esempio. Ecco, non so se sono chiara, ma grazie. Certo, grazie. Allora sì, questa è una decisione presa a Trento dal procuratore Sandro Raimondi, e il tema appunto è che in caso di violenza domestica non saranno più le donne e i bambini a dover lasciare la casa, ma verranno trasferiti appunto gli uomini maltrattanti. Perché la prassi era appunto che fossero le donne e spesso i bambini a seguito, insomma, ad andare via, spesso andare in case rifugio. In qualche modo già direi un'ingiustizia in tempi normali, tanto più a fronte della particolare situazione che si è venuta a creare nell'emergenza sanitaria. E questo rispettava ancora una volta le radici storiche e culturali, insomma l'idea che storicamente le case erano dei maschi, quindi la soluzione era portare via le donne per proteggerle e la e relativa prole di cui loro si prendevano cura. E in realtà questo è uno strumento, non è che Sandro Raimondi se l'è inventato, ma uno strumento che è già presente nel codice penale, ma che appunto non veniva utilizzato. Quindi la novità è stata quella di prendere una posizione netta rispetto a questo, a fronte dell'emergenza, dire appunto saranno gli uomini ad andare via. Ed è un cambio di paradigma importante che spero insomma poi continua ad essere anche adottato a emergenza finita. Rispetto alla politica, appunto di fatto la normativa già lo prevedeva, ma non c'era una sollecitazione in questo senso. Quello che è stato fatto è, tra l'altro insomma una delle persone che ha lavorato su questo è una senatrice trentina che credo avesse anche appunto un collegamento con i procuratori, ha portato anche a livello nazionale, lei è nella commissione femminicidio e nella decreto cura è stato sottolineato anche la necessità di andare in questa direzione. Quindi in qualche modo c'è stata un'attenzione ex post e la speranza è che si continui ad andare anche in questa direzione. Se posso, Cecilia, solo collegarmi, approfittare del fatto che ho voce, ma lo faccio brevemente, per riprendere un po' il tema che non avevo toccato, sapendo che poi sarebbe stato approfondito dopo, della maschilità, però è un ambito su cui mi è capitato insomma in passato di lavorare ed è un tema che mi interessa molto, perché da sempre penso che se non si lavora sulla maschilità, sulla mascolinità, insomma come la si vuole chiamare, non è veramente difficile produrre quel cambiamento culturale a cui accennavo prima. E volevo richiamare un altro lavoro sempre su questo tema, la riflessione portata avanti negli anni anche da Stefano Ciccone su questo, che fa un ragionamento che mi sembra interessante rispetto anche alla retorica giustificatoria che c'è rispetto alla violenza di oggi, no? Questa rappresentazione un po' diffusa, spesso sostenuta anche da alcuni cosiddetti esperti, diciamo, che vede i maschi di oggi frustrati, depressi, intemoriti dalla perdita del ruolo, dalla loro virilità, e anche un po' oggetto spaventati, oggetto di aggressione da parte di un femminismo che è esagerato, che è andato oltre, e minacciati anche dal confronto con una sessualità femminile sempre più disinvolta ed aggressiva, no? E quindi retorica giustificatoria, perché si dice queste reazioni anche di rancore, che a volte si traducono anche in violenza, sono collegate a questi aspetti e possono anche poi essere lette per ragionamenti più generali rispetto all'aumento della violenza, ma anche all'aumento dell'adesione a movimenti reazionari o nostalgici. E mi piace richiamare anche la contronarrazione che fa Stefano Ciccone su questo, in cui in realtà il cambiamento non può essere visto, non va visto solo come perdita, ma invece come una possibilità di uscire dalla gabbia e dai vincoli che
della visione tradizionale, che l'ordine simbolico di genere tradizionale ci pone della maschilità, e dare spazio a una modalità, sono citate prima le emozioni, per esempio di gestire le emozioni, e riconoscere la capacità anche di cura da parte degli uomini, dare spazio ad altre forme di maschilità e non solo a quella egemonica. Questo può avvenire, qui ritorno a quanto dicevo prima, attraverso percorsi di sensibilizzazione e di educazione che lavorino proprio sull'autoreflessività e sulla consapevolezza critica. Grazie Barbara Poggio. Darei la parola ad Elena Tonezer, se non ci sono da parte di Domenico e Laura osservazioni da aggiungere, ma magari possono farlo eventualmente dopo la domanda di Elena. Sì, buongiorno a tutte. Anch'io ringrazio le persone che mi hanno preceduto e la disponibilità a partecipare, e le mie colleghe Cecilia e Fernanda, che mi coinvolgono in queste iniziative che sono importanti sia dal punto di vista della divulgazione storica, ma anche perché innescano delle riflessioni sul contemporaneo, come abbiamo capito bene dall'intervento di Barbara Poggio. E io così porterei l'attenzione sul primo dei saggi che compongono questo numero, il saggio di Susanna Mantioni, che ci porta diversi secoli fa e ci racconta una specie particolare di, per citare Laura Schettini, di traduzione di una diseguaglianza in un atto violento, che è in questo caso lo stupro di gruppo. Mantioni ci porta nell'opera di Lorenzo Vernier, che scrive nel 1531 e si intitola La Zaffetta. La Zaffetta è una giovanissima prostituta che viene punita dal suo cliente perché lei si è rifiutata di avere un rapporto con lui, e lui organizza un 31 reale. Ho scoperto che la pratica del 31 reale è uno stupro appunto di gruppo, addirittura mi sembra da parte di 80 uomini. Il racconto non è una satira sociale, ci spiega Susanna Mantioni, ma al contrario è un esempio di conformismo sociale. La prostituta va punita con questo comportamento, con questo rituale di stupro collettivo, e quindi diciamo che la narrazione erotizzata della violenza diventa portatrice anche di un compito sociale, cioè di ristabilire un ordine sessuale, una gerarchia di potere tra maschio e tra uomo e donna. Anche perché in un certo senso pagare una prostituta per avere un rapporto sessuale metteva in discussione la definizione dei ruoli, no? Quindi il rifiuto della prostituta diventa un atto molto grave. E qui vengo alla domanda. Da un lato mi sembra certo che possiamo dire che lo stupro come punizione sia ancora purtroppo una pratica, magari non in questi termini così drammatici, ma che riscontriamo nelle cronache, i mariti che perpetuano lo stupro all'interno della casa o di fidanzati. Ma al di là di questo, mi interesserebbe sapere anche dal punto di vista proprio della comunicazione, se l'autrice, che si è così in maniera veramente sofisticata addentrata in questa fonte, potrebbe dire di ritrovare nella comunicazione mainstream, noi non siamo il pubblico che doveva leggere quest'opera di Mantioni, ma se comunque nei film, nella canzone, nella musica, ma anche così proprio nella comunicazione più banale, esiste una ridicolizzazione dello stupro per alleggerire l'esperienza della vittima. Perché in un certo senso, secondo me, esiste questa dimensione dell'ironia che separa, no, delegittima un po' il colpevole dall'assumere tutte le colpe. E in questo caso la vittima è una prostituta, quindi probabilmente
Non so se mi sentite. Abbiamo un Sì. problema di Sì. connessione. Ah, scusatemi, io ho perso. Chiedo Sì, scusa, adesso sì. ho Sì, perso adesso sì. gli ultimi secondi dell'intervento di Elena. Adesso vi risento nuovamente. Sì. Do la parola a Laura Schettina, a Domenico Rizzo e Susanna Mantioni se è presente e se è collegata con noi, se vuole dare una risposta a sua volta. Lascio a voi la parola. Ma forse farei rispondere Susanna. Non Sì, so, Laura. se Sì, Susanna è assolutamente sì. collegata. Ecco, Sì, Susanna, ci puoi sta. prendere la parola, puoi prendere Sì, voce e io video. Prego. vi devo confessare che purtroppo ho perso l'ultima parte della domanda, quindi non sono sicura di averla capito molto Eh bene. sì, tutti l'abbiamo persa, è andata via. Esatto, quindi ho seguito fino ad un certo punto, ma poi l'ho persa, quindi diciamo, ho seguito il suo intervento, anzi la ringrazio per avermi dato la possibilità di intervenire, grazie a tutti voi, ovviamente, mi sembra, diciamo, un'iniziativa davvero tempestiva, come si diceva questa. Sì, diciamo che io nel mio saggio ho tentato di tenere insieme i piani che sono stati detti prima, no? Il piano culturale, simbolico, ma anche il piano delle emozioni, perché diciamo, nel caso dello stupro nei confronti della prostituta del 31 Reale, che è appunto una violenza sessuale da parte di 80 uomini, come forma di castigo sostanzialmente della donna che ha osato, diciamo così, lasciare il posto che la società patriarcale le assegna in un certo senso, appunto, diciamo, nello stupro della prostituta, questi tre piani in un certo senso si intersecano e ovviamente il pamphlet di Lorenzo Venier è un pamphlet che ha un intento ironico abbastanza accentuato, però diciamo ha anche un intento in un certo senso pedagogico, no? Quindi le due cose si tengono insieme. Quindi rispetto alla costruzione della maschilità, diciamo così, il pamphlet di Lorenzo Vigné insegna in un certo senso anche agli uomini come devono comportarsi, no? Qual è, diciamo, ciò che ci si aspetta da loro da un punto di vista culturale, quando vengono traditi, ingannati dalla donna che, diciamo, dovrebbe essere a loro disposizione in quanto appunto prostituta e quindi in quanto donna pubblica in un certo senso, beh, come devono comportarsi gli uomini che vengono appunto maltrattati da una donna che appunto sceglie di agire in un modo non conforme rispetto a quello che ci si aspetta, no? E quindi da questo punto di vista, sì, certamente. Diciamo, la questione dell'ironia c'è nel pamphlet di Lorenzo Venier, ma c'è anche, diciamo così, almeno io così la leggo, così lo leggo, un intento pedagogico. Non so se ho risposto alla domanda, però ecco, ho provato a sintetizzare. Grazie, grazie Susanna Mantioni. E se vogliono aggiungere qualcosa i relatori? Scusate, io brevemente aggiungerei solo una cosa, che a noi è sembrato che questo saggio fosse prezioso anche per un'altra ragione, perché in qualche modo sollevava la questione della funzione erotizzante di una certa pornografia che ruota intorno allo stupro, nel senso che il lavoro di Susanna Mantioni gira intorno a delle fonti letterarie. E come tale, come dire, giocano con l'immaginario, con i simboli. E in quest'opera di Vernier, che viene trattata da Susanna Mantioni, lo stupro è un ammiccamento agli altri uomini, e in qualche modo crea anche lì un serbatoio di immagini, di immaginario sessuale, che è un po' quello che diceva prima Domenico Rizzo, cioè cerchiamo anche di capire come si costruiscono e come sopravvivono certi immaginari sessuali, e mettiamo al centro
anche quanto lo stupro abbia una funzione erotizzante in una certa sessualità maschile, perché la ha e non vederla, diciamo, non ci aiuta. Con questo saggio avevamo la possibilità anche di intercettare questa questione. E se posso, soltanto un concetto, è davvero un caso perfetto di studio rispetto a quello che provavo a dire prima, perché quel testo crea una comunità emozionale tra i lettori, così come una comunità emozionale è quella degli 80 stupratori che condividono questa pratica e agiscono un'emozione di punizione nei confronti della prostituta che ha rotto. E questa comunità emozionale si allarga ai lettori e c'è nella pornografia, nella performance del potere sulla donna, in questo caso davvero un elemento di massima riconoscibilità e visibilità. Ecco. Però anche qui c'entrano le emozioni e la capacità di, esprimendole, compiere un'azione sociale che è costruttiva di una comunità maschile. Posso, forse Elena Tonezzer vuole aggiungere qualcosa o altrimenti leggo un paio di commenti? No, prego, grazie per le risposte e lascio la parola a nuove domande. Grazie. Allora, grazie Elena. Maddalena Spagnoli segnala, non so se lo conoscete, a proposito del maschile è imprescindibile l'opera di Carol Pateman, Il contratto sessuale e i fondamenti nascosti della società moderna. C'è stata una richiesta bibliografica alla quale poi si è risposto. Laura Ciurletti scrive una domanda chiedendo di approfondire il tema dell'allontanamento dell'uomo maltrattante in caso di violenza domestica. Non mi è chiaro in che modo si garantisce la protezione della donna e di eventuali figli. Cosa si fa per evitare che l'uomo torni presso il domicilio? Credo che su questo ci siano collegate persone che conoscono in maniera più puntuale gli aspetti della normativa. Che io non conosco bene perché non è poi il mio ambito di competenza. Non so se c'è una persona che desidera eventualmente integrare con un'informazione. Ho visto che prima c'erano alcune persone collegate, non so se ci sono ancora. Ecco, magari nell'attesa, non so se intanto Barbara vuoi fare un commento, se Laura e Domenico desiderano aggiungere un commento sul lato della loro posizione. No, anche io avrei chiesto una cosa.